E dunque, ragazzi, andiamo in questo video a parlare della sfida di stasera tra Milan e Parma. Oggi facciamo solo il mio pensiero pre-partita sulla gara. Sì, perché le probabilità alla fine si stravolgono e cambiano totalmente. Allora, Milan-Parma, beh, che dire? Ovviamente il Milan è favorito sulla carta, perché primo in classifica contro un Parma che è uscito malconcio dal pareggio 0-0 col Benevento, però ragazzi, il Parma a San Siro si dopa e vediamo che cacchio succede con Cervinho. Tra l'altro oggi manco piove, non dovrebbe piovere, quindi Cervinho potrebbe avere spazio, però bisogna vedere se Calabria, sempre se gioca Calabria, potrà tenergli testa. Non so neanche se gioca Cornelius, vedremo. O inglese. Dall'altra parte però c'è un Milan che ha tutti i crismi di una grande squadra, a quanto pare, perché Çalhanoğlu è nel momento più prospero della sua carriera? Sì, si può dire. Rebic. Vediamo che fa. Dovrebbe essere rientrato Zlatan Ibrahimovic, ma non ne sono sicuro. Però se rientra, raga, non c'è partita. Non c'è partita. Staremo a vedere. Da interista, purtroppo, ho pronosticato un 3-1 per il Milan, ma potrebbe essere anche un 2-2 qualora Cervinho spacca in due la partita e magari il Milan si fermasse contro un Parma piccolo piccolo, ma ammazza, milanesi, lo sappiamo noi interisti. Doppietta di Cervinho e poi Marcelo Brozovic e Perisic, 2-2, che non ci fece comunque contenti. Vedremo davvero come finirà questa sera. Intanto alle 18 c'è Genoa Juve. Vedremo se la Juve vincerà, ma soprattutto vedremo se stasera sarà spettacolo o altro. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. L'Inter ha vinto, la Roma ha strapazzato il Bologna. L'Atalanta se l'è portata a casa agevolmente e il Napoli ha vinto in rimonta sulla Samp. Bella.